Ciao a tutti, un nuovo video dal Succulent Pagan Garden che più che succulent sta diventando un essiccatoio. È un po' che non faccio un video per farvi vedere com'è la situazione, ma la situazione insomma rimane sempre un po' tragica e boh, non so bene che farci. Penso che la mia esperienza anche con le succulente sta per finire comunque qui, insomma non ne ho più comprate di nuove oltre quelle che vi avevo fatto vedere. Comunque, ho spostato un po' di piante, allora qui c'è lei che è molto bella, si è ripresa, non ha foglioline secche, è abbastanza aperta. Io ho messo quella che mi aveva regalato Samantha, che sta bene. Qua si è ripresa questa qua che era un po' secca, però in compenso sto vedendo patire un po' questa qui e anche un po' la Lola, che però, boh. Poi c'è questa qui che mi ha fatto un figlio, questa qui che è un po' sempre secchina, questa anche la vedo un po' sciupatella. Qui c'era un vaso dove avevo messo un mix di semi che mi aveva regalato Lorenzo e anche un seme di avocado che dovrebbe essere questo stelo qua. È carino perché questa mi ha fatto anche dei fiorellini e vabbè, niente di particolare, niente che durerà molto secondo me. Poi qui c'è il dello sperma che non mi ha fatto i fiori quest'anno, però vedo che è abbastanza succulento, ecco lui. Mentre anche questa qui, la Sedum palmeri, non lo so. Cioè, boh, guardate. Cos'è questo? Devo riguardare un po' tutte le piante, ma non ho molta voglia perché fa caldo. Poi scendiamo alla parte invece tragica. Allora, lì c'erano altri semi. È rimasta soltanto questa che sta morendo. Qua c'era l'Arachnidae ed è morta. Devo toglierla. Questa se la cava molto bene, direi. Questa era una new entry. Scusate il furgone, vabbè. È una new entry che è un'aloe che, insomma, il mio ragazzo mi ha detto se fai morire anche l'aloe vuol dire che hai proprio il pollice nero. Qui c'è la mandragora che come vedete non spunta. Qui ho messo a seccare della cicoria. E lì sotto in teoria c'era il malvone che anche lui non cresce. Ma ieri ho sentito Lorenzo me ne dovrebbe mandare poi del nuovo e mi ha spiegato che il malvone va piantato in autunno. Qui di nuovo situazione un po' tragica, nel senso che queste qui, pelusine, stanno bene, anche queste, mentre questa e questa direi che se la passano piuttosto di merda. Qui c'è il mio Litops che insomma è uscito, non lo bagno, non lo guardo, non lo tocco, non faccio niente. E qui c'è il Sedum Stali che non so se vi ricordate quanto era bellino con le sue sfumature rossastre. Bene, stamattina l'ho trovato praticamente distrutto. Io non so cosa sia successo, se troppa acqua, troppo poco acqua, se qualcuno ha tirato male la tenda perché non era qui, se perché c'erano dei parassitelli nella terra, non lo so. So solo che l'ho trovato praticamente con quattro steli in croce, tra cui questo e l'altro che ho piantato nel vaso sopra perché me l'ero messo da parte e l'ho dimenticato. Questo, questo, questo e tutto il resto sono caduti. Ora, questa pianta di solito germoglia abbastanza in fretta, quindi io ho rimesso quello che riuscivo a rimettere e ho messo tutti i suoi pallini giù, sperando che da questi pallini nascano tante piante, perché di questa mi dispiace veramente molto, 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 molto. E appunto qui c'è l'altro con altri pallini. Questa è orribile. E poi vabbè, qui c'è della cicoria sempre a seccare, qua c'ho dell'iperico, qua c'ho l'oliolito d'iperico. Questa si è ripresa, nonostante l'abbia dovuta piantare foglia per foglia si è ripresa. Questa è un po' di questo colore qua, ma perché probabilmente prende troppo sole. La Falcao mi sembra che abbia bisogno di un po' d'acqua. Io non so, non riesco a capirlo. Devo comunque fare qualcosa, fare un po' di pulizia e magari invitare qualche spiritello a prendersi un po' più cura
di questo posto. Adesso, insomma, vedrò. Una cosa particolare è che io stavo pensando il prossimo anno di provare a piantare invece delle piante diverse, tra cui quelle velenose, perché mi piacerebbe molto averle, sono anni che ci penso, però viste le condizioni di questo balcone io non so che cosa possa venire fuori da qui, ma sinceramente io non mi sento neanche più di tanto in colpa perché nella mia vecchia casa, scusate se non mi riprendo mentre vi parlo e continuo a riprendere le mie piante, ma sono in una fase più patetica di loro. E niente, dicevo, nella mia vecchia casa tenevo le piante aromatiche tranquillamente, tenevo anche una zucca enorme, mi cresceva e piantavo la qualsiasi, no? Invece da quando vivo in questa casa qui non sono mai riuscita a tenere niente. Io non so se questa casa è costruita su un cimitero indiano, su un portale infernale, sulle ley lines, su V, perché qui non è soltanto questione di parassiti che potrebbero arrivare dati dal alberi che ho di fronte piuttosto che dal parco che è qui a 2 passi da casa mia. Qui c'è proprio, non lo so, un'esposizione brutta, sbagliata. Vorrei un esperto di giardinaggio che venisse a fare una ricognizione e almeno mi dicesse, insomma, di che si tratta, perché mi viene una tristezza. Comunque adesso cercherò poi di dargli una pulita in un momento in cui ho voglia. Tra l'altro c'è una puzza di aglio qua fuori che, boh, perché avevo lo spruzzino con l'aglio in macerazione, l'acero, da dove mi è venuto l'acero? Per appunto quelle piantine che hanno avuto un po' di parassiti, tipo questa qua che ha un po' di ragnateline lì in mezzo. E quando ogni volta che lo spruzzo era odore di peste e quindi niente, adesso ho lavato tutto sperando che evapori un po'. C'è una cimice qui. Lì. Ci sono ancora le cimici. Vabbè. Comunque. Cimice, se vuoi venire qua, non so, le cimici mangiano i parassiti, boh, chi lo sa. E vabbè, niente, ragazzi, vi farò sapere poi eventualmente cosa e quando e perché cambia. Video non Ciao. finito. Faccio un altro pezzo perché come sempre quando vi faccio i video del mio succulent Pagan Garden, ormai delle tragedie in corso, mi viene talmente lo sconforto che dico cosa posso fare per migliorare la situazione. E oltretutto ragionandoci mi è venuto qualche sospetto, nel senso che la tragedia è iniziata a svilupparsi quest'anno quando io ho modificato questo bastone che avevo confezionato proprio per i Landwettir, che sono gli spiriti della natura, insomma, che io avevo cercato di richiamare perché mi aiutassero a tenere a posto le mie piantine. Ho tolto un campanello e secondo me si sono un po' offesi di questa cosa, quindi non solo proverò a ingraziarmeli di nuovo, magari lasciando anche qualche offertina e ripristinando il campanello, ma avevo anche la sensazione proprio appunto di abbandono e di sporcizia tra le piante, perciò mi sono detta pulisci un po' tutto e vediamo cosa succede. Allora, ho ripulito tutto, anche il Sedum palmeri, perché aveva tutti i petalini, non so se si vede la differenza comunque, e l'ho unito a quello che mi aveva regalato Samantha, quindi ho due, questo è quello di Samantha che è un po' più bello e questo è il mio. Qui c'è il Delosperma coperi che è molto bellino, lì ci sono quelli che vi ho fatto vedere prima, qui situazione l'ho lasciata praticamente immutata, volevo semplicemente togliere qualche fogliettina secca che non ho più fatto. Così, comunque situazione immutata in questo senso, solo dato da bere un po' a questa pianta qua soprattutto. Qui appunto tolto qua c'è un bastoncino, comunque ho tolto come vi dicevo la piantina quella con i pallini, è rimasto vuoto lì, adesso sposterò questa più in là, comunque lei qui. Qui situazione E poi mutata. invece qui appunto sono venuti dei cambiamenti, ho tolto le piante che erano morte, quindi l'arachnidei, sì. Qui ho lasciato la mandragora, io insisto, magari prima o poi lascerò. Qui ho tolto praticamente la parte morte di quella pianta lì e poi ho tolto questa pianta qui che ho lasciato il cosino ma non ha senso, e l'ho messa lì per vedere se si riprende.
ho fatto questa pistina di decorazioni, ho rimesso anche le deine che magari insomma piace. Qui c'è appunto il sedum stali, come vi dicevo, è la pianta coi pallini. Vediamo cosa succede se fa le radici. E niente, poi ho pulito tutto, ho tolto tutte queste cassette e le ho appunto ripulite. Tutte dalla polvere, dalle ragnatele, eccetera. Ho pulito tutte le cose che ci sono qua nascoste qua sotto, ecco, in modo che fosse più pulito possibile. Qui c'è il geco e ho messo fuori anche questo quarzone ialino che mi aveva regalato Lorenzo perché magari aiuta, insomma. E basta, voglio. Sì, qua casino tutto andare, voglio poi magari mettere delle offerte a vedere un attimo insomma se viene fuori qualcosa di meglio. E con questo era tutto, noi effettivamente adesso davvero ci vediamo al prossimo video.